Ok, tanto vediamo che diciamo un attimo di tempo perché diciamo qualcuno si colleghi. E poi iniziamo. Come sempre, la sessione è registrata e quindi troverete a breve la registrazione sia sul portale della didattica nella Virtual Classroom sia su YouTube. Tanto se qualcuno dei presenti, dei più puntuali, ha domande, dubbi, eccetera, può cominciare a scrivere sulla chat o prendere direttamente la parola, forse alzando la mano io in qualche maniera lo sblocco e quindi può parlare a voce. Quindi intanto magari qualcuno sulla chat mi dà solo il solito feedback per dire si sente qualcosa e quindi possiamo iniziare a parlare, che se sto già parlando per consentirvi di provare. Ok, perfetto, grazie mille. Mettiamo pure, magari mentre vi vengono in mente le domande, diciamo poi due parole dell'esame per quanto ne sappiamo, ovviamente. Meglio, ne sappiamo, ne possiamo diciamo dire a questo punto diciamo del corso e dell'anno accademico. Quindi sostanzialmente diciamo modalità d'esame. D'esame. Modalità d'esame che sostanzialmente dovranno per forza tenere in conto del fatto che saremo in contatto remoto per tutto il semestre e anche per la sessione di esami di luglio, giugno-luglio e presumibilmente anche per settembre. Adesso poi nessuno conosce il futuro, però insomma, questa è la situazione più probabile. E quindi è chiaro che non possiamo controllare quello che fate, diciamo, come avremmo fatto in laboratorio su un PC, e quindi diciamo, verificare che non usaste, diciamo, non parlaste con altre persone piuttosto che non copiaste le cose. E quindi sostanzialmente l'idea che abbiamo in questo momento, che diciamo è abbastanza stabile e ragionevole sulla base di quello che pensiamo sia possibile fare, anche sia come diciamo linee guida da parte del collegio, del Politecnico e così via, sia come ci sembra ragionevole, e uso il plurale perché ovviamente lo stiamo concordando col corso in inglese. Ma ci sembra ragionevole per il corso, che è un corso pratico, no? Quindi deve insegnarvi a realizzare delle applicazioni, è quello di avere un progetto da svolgere, diciamo in 2 o 3 settimane, qualcosa di questo tipo, prima di ogni appello, e poi ci sarà uno orale di discussione. E in mezzo a queste due cose, discussione, in mezzo a queste due cose faremo una valutazione e poi l'orale servirà, almeno in questo momento, principalmente a verificare che conosciate quello che abbiate consegnato, l'abbiate fatto voi e diciamo
siete in grado di orientarvi bene in quello che avete consegnato, siete in grado di spiegarlo e così via, e quindi dimostrate, diciamo, di conoscere quello che è stato svolto da voi, a questo punto probabilmente in autonomia, per conto vostro, nelle 2 o 3 settimane che precedono l'appello. Quindi ci sarà un tema, diciamo, progetto, tema da svolgere, chiaramente utilizzando le tecnologie che vediamo a lezione, quindi chiaramente sarà un'applicazione web in JavaScript ovviamente, con grande parte lato client, che dovrà utilizzare React, che vedremo dalla prossima settimana in poi, come framework per lo sviluppo, e con una piccola parte server, come appunto stiamo facendo nel laboratorio di domani, con degli endpoint REST o qualcosa insomma di molto simile, che ci fornisce l'accesso al storage e al recupero dei dati immagazzinati permanentemente da qualche parte. Per esempio in questo file SQLite che simula un database in maniera molto più semplice per non avere troppe, diciamo, complicazioni di gestione, esclusivamente per questo motivo. Quindi questo è ciò su cui siamo orientati in questo momento. Ovviamente non abbiamo tutti i dettagli su cui stiamo ancora riflettendo e dobbiamo ancora pensare, consultarci bene. Comunque non appena avremo ulteriori aggiornamenti sarà nostra cura farveli conoscere. Quindi in sostanza non abbiamo, diciamo, detto proprio in parole povere, non sappiamo quanto potrebbe valere questo orale di discussione in termini di punti rispetto al progetto e così via. Certo che nell'orale vogliamo sicuramente vedere, diciamo, quanto vi orientate nel codice, che non può essere chiaramente un valore troppo basso, nel senso che se no vuol dire che non l'avete fatto voi. Però diciamo, non sappiamo ancora se per dire l'orale includerà una qualche forma di valutazione in aggiunta al progetto o no. Questo è un po' da decidere e quanta parte, di nuovo quanti punti e di nuovo da discutere e che cosa bisognerà fare in quest'orale. Sicuramente illustrare un po' la soluzione, io credo, magari anche non preparando un discorso, ma magari rispondendo a domande puntuali sulla soluzione che avremmo guardato in anticipo e così via. Quindi diciamo, il fatto che sarà un progetto con qualche forma di discussione orale dopo, questo lo possiamo dare per abbastanza certo. Ovviamente in questo periodo non c'è mai nulla di certo. E quindi per questo mi riservo di dire abbastanza. Però diciamo che è fondamentalmente la classica modalità di valutazione di un esame in cui c'è da sviluppare del codice relativo ad un progetto sulla base di un certo insieme di specifiche, è quello che ho scritto qui, tema. Direi che se avete dubbi o domande potete tranquillamente scrivere, io più di questo in questo momento non saprei proprio dirvi, arriveranno delle linee guida, io immagino come sono arrivate in parte per coloro che devono svolgere gli esami di recupero dell'ultima settimana di febbraio, e noi però non eravamo coinvolti, ovviamente su questo caso che è nuovo, ma personalmente non ero coinvolto neanche sugli altri esami perché erano già stati svolti prima, e immagino che sulla base anche di come andranno questi esami, non tanto della valutazione, ma quanto delle varie modalità che hanno predisposto per effettuare gli esami, magari aggiorneranno queste linee guida e in parte dovremmo attenerci a queste linee guida, ma non credo che preverranno niente di, diciamo, di non ci impediranno di svolgere, diciamo, un esame nella maniera in cui presumiamo sia svolto in questo momento, che peraltro è addirittura più simile a quello che avevamo scritto originariamente nella scheda del corso. Quindi
e che pensavamo di modificare leggermente se fossimo stati in presenza, però diciamo così è ancora più simile. Ok, c'è una domanda sulla chat, grazie. Volevo chiedere se il voto si può rifiutare, approssimativamente si può avere un'indicazione del lavoro necessario in termini di ore, ovviamente se già questi dettagli sono stati decisi. Quindi riporto la sua domanda. Dunque c'è il wrap. C'è il wrap da qualche parte. Dunque, direi che ci sarà sicuramente una modalità, diciamo così, per rifiutare il voto. Ora, non so bene come la implementeremo, nel senso che, per esempio, se ci sarà una valutazione del progetto, quindi a priori fatta da noi offline, quindi voi consegnate il progetto, questo progetto viene valutato da noi, quindi gli viene assegnato un certo voto, poi ci sarà un orale, presumo che nel momento in cui avete questo voto assegnato, bisognerà decidere se diciamo, si vuole tenere questo voto oppure no. Questo voto che adesso non sappiamo bene come verrà gestito, nel senso che l'orale potrebbe anche includere qualche forma di domanda addizionale o qualcosa di questo tipo che potrebbe portare il voto più in su o più in giù. Quindi diciamo, conoscendo il voto del progetto, probabilmente si potrà diciamo, capire qual è il range di voto finale su cui si va a finire, e in quella fase io immagino che si potrà rifiutare il voto. Dico immagino nel senso che non abbiamo ancora concordato con il corso in inglese e quindi diciamo appunto siamo orientati a consentire questa possibilità come viene consentita in tutti gli altri esami. La modalità poi pratica con la quale si implementa, questo è un po' da capire. chiaramente, ecco, visto lo sforzo che richiede un corso che appunto in questo momento ha qualcosa tipo 150 iscritti, diciamo che possiamo dedicare mezz'ora ad ogni orale e poi scoprire che non va bene il voto, ecco. Detto proprio in maniera molto, molto chiara. Però è chiaro che ci può essere la situazione in cui uno per qualche motivo sbaglia, non ha studiato bene, si aspetta un esame diverso, non lo so, qualsiasi motivo, e questo chiaramente ci sembra ragionevole che ad un certo punto nella procedura dell'esame si possa comunque, diciamo, ritirarsi, ecco, che alla fine vuol dire rifiutare il voto. Dunque, ok, c'è una domanda più tecnica. Dato che è seccante che non faccia il wrapping, c'era un'altra volta, no, non so dove sia andato a finire. Ah, toggle word wrap. Oh. Quindi ho notato che le richieste GET fatte dal browser Firefox sono fatte su HTTPS, quindi implementano automatico TLS, ma c'è un modo per configurare questo parametro facendo in modo ad esempio di usare solo HTTP dal browser. Mi sembra un po' strano, nel senso che noi abbiamo fatto delle richieste, cioè se lei mette HTTP, perché mi dice che va su HTTPS, no? Adesso attiviamo anche un server, però quindi dunque questo non è un server che va bene, dobbiamo prendiamo un server, prendiamo il server che abbiamo messo a disposizione, mi sembra che in Express X0 c'era un server, no? Public, sì.
Quindi se noi, dunque, qui dobbiamo fare, questo è scaricato dal Git e quindi dobbiamo npm installare per prima cosa node index.js, e quindi abbiamo un server attivo. E se apriamo Firefox, quindi localhost 3000, perché dice che la richiesta va su HTTPS? Guardiamo con l'inspector. Ho aperto l'inspector, ma del browser sbagliato. Allora, dice che la richiesta è stata fatta su HTTPS. La richiesta a noi, cioè qui sembra HTTP. Non è che ha qualche opzione, perché il server HTTPS non esiste in locale, cioè non l'abbiamo attivato e quindi non c'è la possibilità che questa richiesta sia finita su HTTPS, no? E quindi, vabbè, poi ovviamente non c'erano questi file, va bene, 404, però la richiesta è HTTP, quindi non vorrei che avesse qualche estensione nel browser che magari prova comunque a collegarsi sul sito HTTPS anche se uno ha messo HTTP. È una cosa che va molto di moda in questo periodo, periodo intendo negli ultimi mesi e anni, perché si dice, beh, per questioni di privacy, se la richiesta, se esiste il sito HTTPS corrispondente alla richiesta HTTP, il browser automaticamente va a fare la richiesta su HTTPS. Quindi sul nostro server la vedo difficile, nel senso che se non attiviamo il server HTTPS non so chi può andare a chiedere, no? Se invece lo fa su un sito normale, per esempio sul sito media.polito.it av1, e noi abbiamo anche l'HTTPS, magari il browser automaticamente prova se c'è l'HTTPS, quindi usa la porta dell'HTTPS che è la 443, e se lo trova vi manda direttamente lì sopra. Però è una cosa che decide di fare il browser, non il sito, non. Non è istruita da nessun altro. Questo perché se fate la richiesta su HTTPS, chi si mette sulla rete a vedere i pacchetti che passano non può più capire che cosa avete richiesto. L'unica cosa che vede è che aprite una connessione verso un certo indirizzo IP e verso una certa porta, che è la 443, e poi tutto il resto è cifrato. Quindi, se ci dà un esempio, per esempio, di qualche sito, se è un sito esterno può darsi che succeda. In effetti molti browser, spesso anche in maniera automatica, lo fanno, e se non volete dovete andare a cliccare, che il default è di farlo. Però sul nostro sito non deve succedere perché non ce l'abbiamo il sito HTTPS, quindi. La lezione che ha caricato ieri, la 18, è necessaria per il laboratorio di domani. Dunque, la 18 era l'esempio, no? Diciamo che non è proprio una lezione, no? È un esempio di come andare a fare tutto quanto. Quindi, sì, è quello che bisognerebbe fare nel laboratorio di domani. E siccome ci avete detto, giustamente, secondo noi, che diciamo, eravamo un po' troppo teorici, un po' poco pratici, abbiamo provato a farvi vedere in pratica cosa c'era da fare diciamo, sulla parte server che è da realizzare nel laboratorio di domani. Quindi, se riesci a farlo senza guardare la lezione, va benissimo. Noi, che non chiamerai lezione, chiamerai più che altro esempio, esempio pratico, no? È come se mi mettessi io a fare il laboratorio e mi registro e ve lo metto su a disposizione. Quindi, se non sapete da che parte incominciare, boh,
guardate la prima parte e cominciate a scrivere la parte server, che sono cominciando con app get, e stabilisco che voglio, che so, la lista dei task, quindi metterò slash tasks e così via, vado avanti. Se non so cosa scriverci dentro, posso dare un'occhiata, posso cercare di farmi un'idea e avere un punto di partenza. Ok? Una domanda sull'esercizio caricato ieri. Il file exam.sqlite caricato su Git è corretto? Perché il programma non riesce a fare la get courses e il file se lo apro non me lo legge correttamente. Exams.sqlite caricato. Dunque, perché exams? Dunque, sul Git abbiamo GitHub. Dunque, quindi si sta riferendo lui non al laboratorio, ma all'esempio che era il codice della lezione 18 di cui diceva il vostro collega prima. Quindi abbiamo questo exam SQLite, andiamo a vedere. E quindi io faccio come diciamo, apriamo un terminale, ci andiamo a clonare express fetch, che in realtà l'ho già fatto, però facciamo pure git pull, e quindi questo è quello su cui tra l'altro ho fatto una piccola correzione ieri. Non era fondamentale, era per gestire gli errori, quindi funzionava lo stesso, però non era del tutto a posto, però non abbiamo toccato database e quindi c'è il nostro exams SQLite. Prendiamo il SQLite browser, quello che vi suggeravamo di usare, e andiamo a aprire questo file. Vediamo. Dunque, in GitHub express fetch exams. A noi funziona, quindi non so se c'è qualche problema. Magari ha scaricato qualcosa, qualcosa non è stato scaricato correttamente. Ci sono due modi per scaricare da GitHub. Uno è quello di andare qui, facciamo zip. Però diciamo che è quello più grezzo, no? Cioè questo è come se fosse un sito, vi mette tutto in uno zip e scarica. L'altro, che è quello che tra l'altro ci terremo che prima o poi imparaste, è quello di clonare il repository. Quindi io cancello tutto, e poi faccio il clone, git clone. Ecco, c'è già giustamente lo comando. Che è lo stesso che vi suggerisce il sito del GitHub, quindi use git or checkout using questo URL. Il git è opzionale alla fine, va bene. Use git all'inizio quando create il repository, è il clone, e vi crea tutto quanto. Express fetch, e avete il vostro progetto già tutto scaricato, inclusa la storia, quindi avete il log. Adesso io lo sto guardando dal terminale, ma la stessa cosa si può fare dentro Express. Ok, procediamo con le domande. Quindi a noi risulta che sia a posto, provi a riscaricarlo. Ok, come si può stoppare un server Express in ascolto su una porta? Semplicemente col Ctrl C. Quindi se l'abbiamo lanciato nel terminale dentro il Visual Studio Code o l'abbiamo lanciato nel terminale Linux, premiamo Ctrl C. Ctrl C, tutto qui. Ctrl C. Ctrl C si ferma. Se invece l'avete lanciato direttamente al Visual Studio Code, cosa che vi sconsiglio se non per qualche motivo di debug, quindi volete mettere un breakpoint, allora provate a lanciarlo dentro Visual Studio Code con run con debug. Allora, vabbè, fate stop dal Visual Studio Code. È possibile utilizzare SQLite 3 nel DOA.js in un file .db? Penso proprio di sì.
Quindi riporto la domanda. Penso proprio di sì, perché credo che la SQLite fondamentalmente provi a caricare qualsiasi file voi gli date. Diciamo che per queste domande tanto vale fare una prova. Diciamo punto SQLite è la comodità di capire che è un formato SQLite, no? Come chiamate un file PDF, punto PDF, eccetera, è tutto lì. Qual è la differenza? Ecco, mi dice giustamente dopo, sto iniziando Lab 5 e abbiamo scritto punto DB. Penso proprio di sì. Quindi Lab 5, allora abbiamo fatto questa cosa che l'ha fatto un'altra persona e l'ha chiamato punto DB, però Lab 5 sì, tasks DB. Quindi io direi proprio che non c'è problema. Quindi la differenza tra Morgan Morgan Dev e Morgan Tiny. Tiny vuol dire piccolo. Onestamente penso sia solo una questione di visualizzazione. Andiamo a cercarla. Queste domande più tecniche possiamo fondamentalmente andiamo a cercare. Quindi Require Morgan. Quindi questa ha una sua stringa predefinita che è quella che stampa quando andiamo a fare la richiesta. Dovrebbe esserci anche un dev che avevo visto da qualche parte. Sì, quindi è giusto, è colorato a quanto pare. Quindi veramente è poco. Forse durante l'esempio ho detto che c'erano più informazioni, ma temo di essermi sbagliato. Seconda di cosa mettete, cambia solo il modo con cui stampa la stringa. Quindi sostanzialmente, certo, magari vogliamo avere più informazioni, per esempio l'indirizzo IP, remote address, remote user, eccetera, più simile a quello alla linea di log del server Apache, eccetera, però diciamo sono da un certo punto di vista dettagli, no? Quindi usate quello che vi piace di più. Dal punto di vista funzionale non cambia niente, è un sistema semplicemente per farci fare un po' di logging e quindi quando abbiamo un problema almeno riusciamo a capire se è stata fatta la richiesta correttamente dal browser oppure no. Cioè abbiamo chiesto l'URL corretto o no. E andiamo a vedere in questo log. Una domanda riguardo alla 17. Nella parte del post ho creato un nuovo oggetto nella push riutilizzando la proprietà di the dog. Si otterrebbe lo stesso risultato passando direttamente the dog o request body alla push? Direi di sì. Adesso lo andiamo ad aprire. Dunque, 17 che era Express, vero? Questo è il laboratorio. Spero che era Express. Sì, quindi era nel video. Quindi abbiamo fatto vedere l'esempio nel video. Quindi era. Allora andiamo a vedere l'esempio. Quindi l'esempio. Open file. Questo era il server.
il the dock, no? Ok, sì, qui abbiamo ricreato l'oggetto, nella push utilizzando le proprietà di the dog. Se volessimo, avremmo potuto. Sì, credo che avremmo potuto mettere anche direttamente the dog. Quindi il vostro collega dice di scrivere così. La cosa che non mi piace tanto è che bisogna verificare, di questo non sono sicuro, se il the dog alla fine è solamente l'oggetto di cui ci interessa mantenere proprietà, quindi ci è arrivato un JSON appunto con, che so, ID e name, e vogliamo, e ce l'abbiamo accessibile con rec body e basta. E questo quindi non è più un oggetto body sul quale si possono andare a fare tutta una serie di altre operazioni, eccetera. Oppure, se invece è un body che, quindi un oggetto body che in più ci espone due proprietà, perché il middleware di prima, quindi quello che abbiamo inserito prima, che è quello che ci dice usa il JSON, ha interpretato quello che arriva dal client, e ci ha aggiunto due proprietà su un oggetto che però è un oggetto diverso, il body. E quindi così ci portiamo dietro eventualmente tutto l'oggetto. Quindi per questo bisognerebbe verificarlo meglio, e appunto, se fosse così non mi piacerebbe. Il secondo motivo per cui non mi piace tanto mettere body è che, se anche fosse che c'è solo l'oggetto, non controlliamo esattamente cosa c'è nell'oggetto. Per se qualcuno mi aggiunge delle proprietà spedendo i dati dal client, per esempio mi aggiunge tutta una serie di proprietà inutili, piuttosto che mi mette tutta una serie di cose che non mi servono. Io sto mantenendo poi nella memoria del mio server tutta una serie di informazioni che avrei potuto buttare via, e che magari, non so, a un certo punto, se me ne fanno tante, può portare dei problemi, può farmi esaurire la memoria, piuttosto che può crearmi dei problemi nel processamento, perché nel momento in cui gli oggetti hanno tantissime proprietà, cominciano a diventare pesanti da elaborare, e così via. Quindi preferisco, come sempre, tutte le volte che mi arriva qualcosa dal client, andare a controllare bene che cosa io prendo di quello che mi arriva dal client. Dico dal client, ma in realtà sarebbe meglio dire da fuori del server web. Server web è un'applicazione che gira e riceve dei dati da fuori, e chiunque me li può spedire. Avete visto, noi per esempio col plugin che abbiamo messo in Firefox, ma si può fare con un programmino nel terminale o con qualsiasi altro sistema, è pieno di questi programmi che fanno richiesta HTTP, no? E possiamo spedire qualsiasi cosa a qualsiasi server. Quindi il server deve sempre fare molta attenzione a ciò che arriva da fuori. Qui per esempio non c'è la validazione, no? E quindi, appunto, se mi arrivasse un nome che è lungo 1 milione di caratteri, io lo prendo, lo passo, e così via. Quindi non mi piace, come appunto se mi arrivano 10.000 proprietà, io se metto body le prendo e le carico nella mia memoria, e avrò un oggetto con 10.000 proprietà. E questa cosa non mi piace. Non mi piace per una questione di appunto di sicurezza, no? Dal punto di vista di quello che io voglio mantenere dalle richieste che arrivano da fuori. Non
Non è solo la nostra applicazione. Quando l'utente usa la nostra applicazione stiamo tranquilli perché l'abbiamo fatta noi e sappiamo che spedisce solo certe cose. Ma diciamo voi con POST o con GET tramite quel plugin potete andare a fare le richieste a chi volete. Se voi qui mettete www.google.com spedirete una richiesta a GET a Google. Cioè, non è che... La fate e vi arriverà il contenuto. Adesso probabilmente Google response. Vi arriva il vostro contenuto di Google. Cioè, se volete fate una posta a Google e così via. Prima o poi magari Google si stufa e vi chiude l'indirizzo IP per un po' e quindi non vi risponde più, eccetera. Che è il comportamento probabilmente corretto, no? Perché non state accedendo a Google nella maniera in cui ci si aspetta. Adesso la GET sulla home page chiaramente è più normale, no? Ma se noi facciamo una post strana, magari boh, BC, adesso non so cosa ci sia, no? Però chiaramente, cioè, vabbè, qui ci viene fuori un error not found. Sono cortesi e ci dicono guarda che non c'è. Però se cominciamo a giochicchiare con le API REST di Google, a parte che richiedono autenticazione, eccetera, chiaramente nel momento in cui andiamo ad immagazzinare delle cose, Google farà bene attenzione a quello che gli stiamo mandando, perché appunto potremmo farlo anche in questa maniera. E ho preso Google tanto per fare un esempio, questo vale per qualsiasi sito, da GitHub a Twitter, a tutti quelli che, e sono la maggior parte che usano questo sistema di comunicazione. Questo REST ci viene comodo, perché appunto accetta il JSON, abbiamo deciso di usare il JSON, che è un formato semplice, ma qualsiasi cosa che inviamo e viene ricevuta da un client deve essere processata attentamente. Per questo, diciamo, mettere body va giusto bene nell'esempio. Nella prima prova che fate, vabbè, tanto per capire che effettivamente l'oggetto linkato da lì e va bene. Però in uno scenario reale eviterei. Proprio perché vorrei controllare per bene che cosa vi finire nella memoria della mia applicazione. In questo caso la mettiamo nella memoria, ma poi nel secondo esempio la andiamo a scrivere nel database, no? Quindi da qualche parte fare la validazione, lo sappiamo che è noioso, però è importante. È importante perché buona parte dei problemi che hanno i siti web, tutti quelli che appunto, hanno poi i leak di informazione, eccetera. E, vabbè, o c'è qualcuno che ha la password di amministratore per entrarci dentro e va bene, l'aveva scritta da qualche parte, l'ha lasciata da qualche parte, però la maggior parte dei problemi avvengono perché non c'è una corretta validazione sul lato server. Quindi, che so, si fa l'SQL injection, no? Abbiamo fatto la query senza usare il meccanismo del punto interrogativo, che ci previene l'esecuzione dei comandi come se fossero comandi SQL, no? E quando invio un parametro e voglio usarlo in una query e non ho fatto attenzione e così via. E quindi magari si ottengono delle informazioni in risposta che non era previsto si ottenessero e così via. Quindi è sempre bene fare una sanificazione sia della sintassi, quindi ci aspettiamo solo due proprietà e con certi range di valori, e sia di quello che riceviamo in generale. Ci aspettiamo due valori e noi ne prendiamo solo due, appunto. Quindi prego. È un discorso ampio e tra l'altro riguarda più il server che il cliente, quindi è un po', diciamo, al limite degli argomenti di questo corso, però come dicevamo, dobbiamo avere un minimo di client dei server, scusate, per poter provare la nostra applicazione. E quindi cerchiamo di imparare delle buone pratiche sul server, non cominciare a fare cose che poi scopriamo già essere sbagliate. Non è che questo risolva tutti i problemi, però diciamo perlomeno previene i più grossi, ecco. Poi sapete che ci sono dei corsi di sicurezza nel vostro curriculum se avete necessità e così via, quindi
potete, diciamo, seguire, c'è addirittura un orientamento adesso nella laurea magistrale che si focalizza più sulla sicurezza. Quindi lì si approfondiscono aspetti più avanzati. Però noi cominciamo con delle pratiche ragionevoli, quindi un minimo di protezione ce l'abbiamo sulla base di quello che facciamo. Ok, se ci sono altre domande, fate pure. Su qualsiasi cosa, anche sulle slide di teoria, non sempre è tutto, può essere tutto chiaro. Quindi domani ci aspettiamo nel laboratorio che realizziate, diciamo, la parte server, e quindi qualcosa di questo tipo. Credo che questo sia. Quindi scrivere un po' di queste API. Cominciate dalla get, che è la cosa più facile. Get dei task con un suo ID, e poi magari inserire un task. Sostanzialmente questo. Poi vabbè, delete, put, va bene, però diciamo fondamentalmente un get, un post per poter tirare fuori la lista dei task. Per poter tirare fuori la lista, per poter inserire un nuovo task, quindi così nel laboratorio successivo facciamo tutto il JavaScript del lato client che ci serve a inviare queste richieste e abbiamo sostanzialmente concluso la nostra applicazione, la nostra mini applicazione, single page application, SPA, nel senso che sostanzialmente caricata la prima pagina, fa tutto tramite JavaScript, no? E quindi tutto il resto delle richieste, delle interazioni col server avvengono controllate da codice JavaScript sul client, quindi con la fetch, eccetera, che sarà l'ultimo argomento, diciamo, di questa prima serie di lezioni che si focalizzano su creare a mano un'applicazione single page. E poi andiamo avanti con React, quindi andiamo a vedere un framework che ci semplifichi il lavoro, perché come avete visto, creare a mano tutta l'applicazione va bene per rendersi conto di come funzionano le cose, però alla fine abbiamo scritto tanto codice e sostanzialmente visualizziamo una lista di cose. Va bene, ok, c'è due bottoni per i filtri, eccetera, però diciamo, vogliamo essere più produttivi e vedere anche se c'è qualcosa che ci può dare una mano, e questa mano ci verrà dal framework che andremo ad utilizzare. Abbiamo scelto React perché è uno dei più diffusi attualmente. E quindi impareremo a fare le cose con React. Ok, non vedo altre domande. Ah, va bene così, nel senso che, come sapete, queste sessioni sono più che altro per darvi la possibilità di fare domande, di interagire. Se non ce ne sono, da un lato è un bene, vuol dire che abbiamo fatto le cose abbastanza bene, non siamo stati troppo criptici nelle spiegazioni. E forse anche gli esempi e le cose che abbiamo fatto erano abbastanza esaurienti. Ok, c'è una domanda. Nel caso il server mandasse dei dati malevoli, ecco, questa è una cosa interessante. Dovremmo fare la validazione sul lato client quando li riceviamo. Diciamo che qui la situazione è un po' diversa, no? Nel senso che qui la pagina che fa la validazione, quindi l'HTML, il JavaScript e tutto quanto, l'abbiamo servita noi come server. Lo stesso server
vi dà poi dei dati, diciamo, per riempire i contenuti delle vostre pagine, no? Quindi, cioè, se ci fidiamo del JavaScript, che comunque è codice che facciamo eseguire, seppure nella sandbox, quindi in maniera isolata da tutto il resto del sistema, eccetera, nel browser, da quel server, mi verrebbe da dire allora ci fidiamo anche dei dati che ci verranno ritornati dal server. Certo, è sempre possibile che arrivi l'hacker che in qualche maniera metta qualcosa nel server e questo server ci manda indietro qualcosa che poi ci inganna, eccetera, va bene. Però allora a questo punto, come lo ha fatto per i dati, può farlo anche per il codice JavaScript che gira nel nostro browser. Anzi, mi verrebbe da dire, può farlo prima per il codice JavaScript, perché quello, co così avendo a disposizione il codice e non solo i dati, può fare più cose, no? Può provocare più danni. Nel senso che modifica il codice, come funziona la nostra applicazione, noi anziché, che so, siamo convinti di caricare un'informazione, un file su un sito, invece lui lo manda su un altro, no? Ovviamente c'è tutta una serie di protezioni all'interno del browser per impedire che si verifichino queste cose. Come dicevamo, forse accennavamo nella lezione, lo diremo meglio più avanti, da JavaScript non potete interagire con un server diverso dal quale è stato servito il JavaScript, proprio per evitare questo tipo di situazioni, no? Se vogliamo rispondere in maniera completa a questa domanda, forse potremmo dire, nel momento in cui carichiamo dei dati da un servizio terzo, che so, accediamo a dei dati pubblicamente disponibili, la previsione del tempo, che tanto la danno tutti via gratis, senza necessità di autenticazione, eccetera, quindi ci basta fare una chiamata, un endpoint REST, che ci dica che tempo fa domani. E va bene, e allora quello magari non è sotto il nostro controllo, no? Nostro come sviluppatori dell'applicazione che decidono che JavaScript servire dal server e che cosa rispondere come dati dal server della nostra applicazione. In quel caso potrebbe aver senso, diciamo, essere un pochino più prudenti nella gestione di questi dati. Ecco, questo sì. Però poi vedremo che per caricare dei dati da un sito terzo abbiamo necessità che diciamo, ci sia un meccanismo impostato all'interno degli header HTTP che ci consenta di andare a fare questa operazione di caricamento. Cioè in qualche maniera dobbiamo dire al browser che noi ci fidiamo di questo sito terzo, che non è il nostro sito. Quello che serviamo sul nostro sito lo controlliamo noi, quello che serve un sito alternativo, quindi un sito intendo un server web con un endpoint REST alternativo al nostro e questo non lo controlliamo più e quindi dovremmo in qualche maniera dire no, ma di quello lì ci fidiamo e comunque magari facciamo attenzione nel codice JavaScript appunto a che so, prendere solo quello che ci serve, visualizzare solo quello che ci serve, anche semplicemente per il fatto che magari il sito web, il server REST terzo, a un certo punto cambia la sua interfaccia, magari compatibile col passato, ma aggiunge delle cose, noi non abbiamo previsto, facciamo l'equivalente di quello che si diceva prima, no? Prendiamo il body e pensiamo che abbia due proprietà e noi facciamo un bel for off su tutte le proprietà, e anziché averne due ce ne vengono fuori cinque, e nella nostra interfaccia quelle cinque, cioè le tre in più non ci stanno più, non sappiamo dove mettere, e succede un pasticcio nella visualizzazione, no? Quindi un po' più di prudenza probabilmente sì. È una questione di fiducia, no? Nel momento in cui si ricevono dei dati del server, da un server, sì, possiamo cercare di essere prudenti. Però non è come invece il meccanismo contrario, no? Quando sul server si ricevono dati, quindi questo della post e così via. E qui la cosa è molto più critica perché con questi dati noi andiamo a modificare uno stato che
che so, ciò che abbiamo nel database, andiamo a fare operazioni potenzialmente pericolose, che sono appunto queste delle query SQL, piuttosto che, per esempio, non ci verrebbe mai in mente, questo in generale, di prendere dei dati arrivati dall'esterno e di eseguirli come codice, no? Perché chiaramente chiunque potrebbe scrivere qualsiasi cosa. Quindi la prudenza sì, lato client. Si può essere, viene da dire, un po' meno attenti che sul server, perché in generale carichiamo dati da sorgenti che riteniamo affidabili. Ok, quindi per accedere, c'è un'ulteriore domanda, c'è un'altra domanda. Per accedere ai dati al database useremo anche una libreria ORM, manterremo questo approccio usato per questo laboratorio. No, io direi che manterremo questo approccio, nel senso che non vogliamo complicare ulteriormente la cosa. Quindi è vero che potremmo fare un esempio forse più vicino alla realtà, andando a usare un database server diverso, usando un meccanismo differente, un po' più realistico e così via, però diciamo no, non è lo scopo del corso, cioè abbiamo 6 crediti e già forse li stiamo utilizzando in maniera ampia, no? È un po' perché abbiamo bisogno di feedback e quindi facciamo queste sessioni addizionare gli esempi, eccetera, no? Perché non essendo in presenza ci manca un po' il polso della situazione. E non vogliamo, cioè, non vogliamo uscire troppo dall'obiettivo del corso. L'obiettivo del corso è realizzare un'applicazione web lato client moderna. Quindi sostanzialmente vuol dire saper usare bene JavaScript e avere quel minimo di server che ci serve per lavorare. Quindi è proprio minimo. Noi all'inizio ci siamo chiesti, ma dobbiamo farci installare, che so, un server vero, MySQL, quello che volete, eccetera. È fin troppo, no? Per questo usiamo questo piccolo file accessibile sostanzialmente con una libreria che si carica dentro il programma, no? In JavaScript è un modulo, però è codice che gira dentro il nostro server, nella libreria, e scrive sostanzialmente su un file. Avremmo quasi potuto farlo noi a mano, ma non ci piaceva perché volevamo avere la possibilità di far vedere anche su una riga di SQL almeno. Ok. Però non andiamo oltre questo perché non è questo l'obiettivo del corso. Se qualcuno di voi ha sentito del corso precedente, programmazione distribuita 1, diciamo lì avevamo un obiettivo un po' diverso. Volevamo parlare di applicazioni distribuite e quindi davamo un peso abbastanza uguale, forse addirittura di più, sul lato server. Però con un approccio un po' più datato, perché diciamo, volevamo far capire in quel corso più che altro le questioni, le problematiche delle applicazioni distribuite, c'è un pezzo che gira da una parte, un pezzo che gira dall'altra, infatti parlavamo anche di protocolli, socket, eccetera, eccetera. Qui invece è stato tutto un po' ristrutturato e si pensa ad applicazioni in questo corso che hanno la maggior parte della loro logica che gira sul client, quindi dentro un browser, che è la situazione moderna, no? Aprite qualsiasi sito. E sostanzialmente senza JavaScript non andate da nessuna parte. Non era così 20 anni fa, nel senso che la maggior parte della logica girava sul server. E quindi tutte le volte che facevate qualcosa, ricaricavate la pagina. Ok. Vi ricordo anche che la prossima settimana non ci sarà questo appuntamento. Tra l'altro mi dice nel corso in inglese ha già chiuso la video chat perché non c'erano domande o ce n'erano poche, insomma. E
appunto, tanto vediamo, insomma, che adesso siamo in 14, me incluso, quindi siete in 13. Insomma, vediamo, ci adattiamo anche un po' alla situazione. La prossima settimana la cosa è un po' forzata, non abbiamo questa sessione, diciamo, di domande e risposte perché facciamo un laboratorio il giorno prima, così il 1º maggio, anche se forse saremmo ancora tutti chiusi, però ce l'avete libero. Però alla fine non mi sembrano domande, insomma, quelle che sono state fatte. Tra l'altro sull'esame, che forse è la parte più interessante, non abbiamo delle risposte precise in questo momento. E le domande che sono state fatte, cioè, benvenute ovviamente, però sostanzialmente non indicano che, diciamo, ci sono delle parti di teoria che proprio non sono state comprese per nulla, o, diciamo, abbiamo mancato dei pezzi e così via. Un'ulteriore domanda dice: nel caso di domande possiamo usare Slack? Io direi proprio di sì, l'abbiamo messo su apposta, e quindi scrivete. Ovviamente è uno strumento un po' più asincrono, nel senso che qui mi fate una domanda, sono online, sono qui apposta e la risposta ve la do in giro di pochi istanti. In Slack, no, è un po' come mandare un'email, è un instant messaging che è più, diciamo, un po' più immediato dell'email, forse, perché magari la notifica la riceviamo anche quando non siamo al computer. Però sicuramente usatelo. Siamo più di 100 iscritti su Slack, quindi, cioè, rispetto ai 13 che sono qui, e qualcuno ha fatto delle domande, quindi tra un po', mi sa che si chiuderà il link di invito su Slack. Comunque, se ci fosse un problema, ne creiamo un altro. Default era, lo lasciamo lì per un mese, e ho lasciato il default della richiesta. Qualcuno mi ha fatto una domanda di codice. Slack è molto comodo perché possiamo allegare codice file. Sì, ma usatelo pure, nel senso, non c'è problema. No, non può essere un servizio di help desk, nel senso, non mi bene, qui non si compila, però non so, non mi, mi si mi dà syntax error e non capisco, no? Vabbè, se è proprio una cosa critica, può passare. Però, per esempio, qualcuno aveva scritto di quella questione del set timeout, no? Quindi lì ci è voluto un pochino, personalmente non lo sapevo. Non sapevo, non ci avevo mai pensato, no? Internamente usa 32 bit, quindi voi fate le vostre prove, mettete la scadenza a giugno e non va. E quindi sì. Dunque, allora, Luca ci scrive: sì, alla prossima settimana sicuro. Sì, usate pure Slack. Tra l'altro, su Slack, ecco, lo vede, Slack lo legge anche il nostro collaboratore Luigi De Russis, che fa una delle due squadre del laboratorio, quindi se non rispondo io rispondo lui, e viceversa. Quindi, allora, dunque, c'è un pezzo di codice. Quindi, formattiamo solo in maniera che sia un po' più leggibile. Quindi siamo in un modulo getLastID, è una funzione che ritorna una promise, che fa una select, che viene eseguita su database. Ok, console.log rows. E ci dice che, ma console.log, detto prima, ritorna undefined. Perché non, perché questo non ritorna, questa query non ritorna una riga, non ritorna delle righe, cioè non ritorna una tabella. Dovete distinguere tra le query che ritornano
delle tabelle. Adesso andiamo a provarla. Facciamo anche un po' di debug live. Tanto, dunque, questo è. No, i tasks, abbiamo bisogno di un altro database. Quindi dunque i tasks sono questi, vero? Ok, quindi prima di tutto proviamo la query. So che probabilmente questo collega l'ha già fatto, però quindi no, ci ritorna un rows, no, quindi dovrebbe esserci, ok, un rows. Quindi select msd task project return che sono rows. Quindi la callback è eseguita quando, ah, il console log funziona ma non di dcounter. Però io sono un po'. Dunque. Sono un po' dubbioso su come funzioni il SQLite select max SQLite 3 node.js select max. Argument is undefined. Dunque, qui ci suggerisce proverei a fare una sostituzione. Per prima cosa mettere get. Perché magari c'è effettivamente qualche problema di questo tipo. Se poi non va ancora, e questo dobbiamo metterlo in un. Qui dobbiamo scrivere un po' di codice per provarlo, quindi diventa un po' macchinoso. Scritta se non avete. No, c'è un'altra domanda. Magari prima di farlo, se no, piuttosto poi lo guardo offline. Mi fa strano però che. Appunto. Provi a usare il get. Se funziona col get, è che diciamo chiaramente SQLite 3 non è un database che, come dire, supporta tutto, come dire, è un po' limitato, no, in certe cose, quindi magari non tutti i metodi supportano tutte le modalità di query e quindi bisogna un po' capire, mi fa strano, però bisogna un attimo vedere. Tra l'altro lo può anche provare col debugger, non c'è niente di male, nel senso che uno mette un breakpoint, fa girare il tutto nel Visual Studio Code. Tra l'altro questo laboratorio dovrebbe anche essere semplice, no? Perché facendo girare tutto di qua, sostanzialmente possiamo lanciarlo nel Visual Studio Code e non abbiamo interazione neanche col client, o meglio, il client lo usiamo magari per fare la richiesta get che scatena questa. No, non potrebbe fare la. Quindi sto provando col debugger. Adesso guardiamo. Riporto solo qui la domanda. Quindi il vostro collega dice se sto provando, la query viene fatta in modo asincrono, quindi potrebbe fare la query SQL dopo la console log? No, nel senso che questo non dovrebbe accadere, perché è vero che la query avviene in maniera asincrona. Oh no, dove è andato? Sbagliato. Test. La query avviene in maniera asincrona, questo è chiaro, no? Però
Però nel momento in cui entriamo nel codice, no? Qui get invia la query, però poi ha una callback. Nel momento in cui siamo nel codice della callback, la query è stata eseguita. Quindi a questo punto qui noi siamo nel codice della callback e la query è stata eseguita. Quindi questo è il risultato della query. Quindi questo mi raccomando, scusate, l'ho sottolineato perché questo è assolutamente importante da capire, perché se no non ci raccapezziamo più con le questioni dell'asincronicità di JavaScript. Torno indietro a un paio di altre domande, così cerchiamo di dare una risposta a tutti. Mi fa piacere che ci siano più domande che nel corso in inglese, e non so se sia un bene o un male, nel senso che vuol dire o spiego peggio o siete più curiosi voi, che allora sarebbe una cosa bella. Dunque, una domanda riguardo alla chiusura del server. Avevo chiuso il Visual Studio Code senza aver fatto Ctrl-C, ma riaprendolo e rilanciando il server mi dà errore. Ho fatto una prova nel browser, è come se fosse già attivo, però da terminare su Visual Studio è come se fosse chiuso. Forse il Visual Studio Code le ha lasciato attivo il server per qualche motivo. Perché in realtà se l'ha lanciato nel terminale del server ha usato un normale terminale del sistema. Quindi le consiglio di fare così. Quindi se c'è, diciamo che abbiamo un nostro server attivo. Ed è rimasto attivo da qualche parte. Dovrebbe poter fare netstat. TN mi sembra, forse P. Questo fa vedere. Questo è un comando normalissimo della shell Linux, netstat. Sì, ingrandisco un po', anzi, troppo. Netstat ci dice tutto quello che sta succedendo a livello di rete. A ci dice tutti i processi, forse non è il caso, però T i processi in ascolto su canale TCP, cioè su porte TCP. N gli dice di non andare a risolvere il numero della porta, va bene, e P il nome del programma. Quindi di per sé potremmo anche scrivere T e basta, però appunto poi ci capiamo poco. Io vi consiglio appunto di mettere questa opzione. Questo è in ascolto sulla porta 3000 ed è il nostro processo node, quindi se l'è rimasto attivo deve chiuderlo. Kill, questo qui è il PID del processo 7686. Fine, non c'è più. Che l'avesse lanciato node, che l'avesse lanciato qualcun altro, è come avergli fatto il Ctrl-C. Se però avete perso il terminale, per chiuderlo, diciamo dovete far così. Oppure andare a cercare i processi col PS e andare a cercare, per esempio io scrivo sempre AUX e andarvi a cercare però il vostro, il node, però fate magari più pasticcio e rischiate di chiudere qualcosa che non va bene. Netstat, sì, non abbiamo più la parte sui socket, però potrebbe essere utile conoscere qualcosa. Un'ulteriore domanda. Quindi in realtà il problema è che se c'è già un server in ascolto su una porta, voi non potete aprire un secondo, perché sennò poi quando arriva la richiesta, che server vanno a finire se ce ne fossero due? Cioè il sistema operativo non sa più che fare. E quindi vi previene l'apertura di un secondo server sullo stesso protocollo e porta. Potete ignorare il problema, cambiare porta 3001 e poi fate la richiesta sulla 3001. Però, diciamo, se volete chiudere il server, questo è il modo. Dunque, nel Lab 5, quando provo a modificare il DB insert delete, mi dice che un read-only database mi dà errore. Questo proviamolo. Strano. Diciamo, questo sono i nostri dati. Proviamo la delete, che è la cosa più facile. Così non dobbiamo. Quindi vediamo il 3. Delete from come si chiama la tabella tasks where id uguale 3. Query executed successfully. Quindi è sparito. Questo l'ho clonato dal Git.
Faccia attenzione che non ci sia il file read only. Non vorrei che ci fosse questo problema. Quindi che il file qui non sia read only per qualche motivo. Perché chiaramente se il file è read only, magari la libreria non ha accesso. Quello che carica in Node cerca di fare un'operazione su un file e il file non si può scrivere e allora viene fuori l'errore. Quindi provi prima la query nel SQLite browser, come ho fatto io, e poi riprova, prima di tutto per vedere che la query funzioni. E chiaramente poi nel momento in cui l'abbiamo modificato, save changes. Ah, ecco, tra l'altro questo non vi fa le modifiche subito, quindi facciamo anche che l'abbiamo salvate, e poi semplicemente lo cancelliamo e lo riscarichiamo. Git pull, riscarichiamo l'originale. Ah no, non ce l'ho scaricato. Allora, git. Se dovevamo fare, come si fa ad aggiornarlo? Potete fare il clone direttamente e rifate tutto, però non mi sembra una grande idea. In realtà in questo momento da linea di comando non so come fare. E diciamo facciamo il clone e facciamo prima. Ah, 5, poi ci penso. Diciamo, l'obiettivo del corso non è lavorare con, è imparare Git, ma quindi clone, ecco, e si chiama lab 5. Fatevi una copia del file prima di iniziare a lavorare, così fate prima a rimetterlo a posto. Abbiamo il nostro database versione iniziale. Ok, quindi non so se a questo punto provare a scrivere un po' di codice per far funzionare. Dunque, pezzo di codice che mi aveva postato prima era sempre. Ah sì, ecco sì, questo in realtà era quello che voleva fare sotto. Realtà era qui. Se avete altre domande io monitoro la chat, intanto. Ho scaricato manualmente dal sito, non credo cambi nulla, da termine mi dice che posso anche modificarlo. Anche provando da DB browser non mi lascia. Però ha guardato i permessi di questo file. Quindi a termine posso anche modificarlo, penso voglia dire che i permessi erano corretti. Diciamo che in questi casi, più che cercare su Google, onestamente, mettiamo. Quindi ha provato da DB Browser, che penso sia l'SQLite browser.
E non va. Forse allora ci sarà qualcosa che non quadra. Ah, ecco, sì, questa è una cosa da fare attenzione. Può darsi che ce l'abbia aperto sia nel DB browser e sia in un altro, sia nel programma. Quindi deve essere, è un file, quindi non è un database server vero. E quindi cioè, lo può usare uno alla volta. Quindi magari è solo questo. Quindi verifichi di non avere il server attivo, di non avere si chiama l'SQL SQLite Browser attivo, chiuda tutto, scarichi il file e poi riprovi con un solo programma alla volta. Quindi potrebbe anche semplicemente essere questo. Perché come avete visto, per esempio, l'SQLite Browser creava quel file journal e in realtà non stava facendo alcuna modifica, solo nel momento in cui chiudo mi chiede se voglio fare modifiche, magari se ce l'aveva aperto qualcun altro non me la lasciava neanche fare. Quindi io non avevo il server web aperto. Quindi può darsi che sia questo. Provi un po' questa cosa. Intanto vediamo se riesco a capirci qualcosa nell'altro problema. Quindi diciamo che qui l'export è perché aveva usato un modulo, no? Quindi diciamo semplifichiamo un po' il codice per fare una prova. Dunque, copio un po' in giro me l'ha messo dentro DBJS per evitare di scrivere troppo codice. Sto solo ricreando un ambiente adesso arriva la domanda. Creando un ambiente per poter fare una prova. Dunque una domanda mi dice come decidere se un modulo va installato come globale o solo nel progetto in locale? Praticamente la risposta è praticamente sempre locale. Globale è proprio appunto un qualcosa di utilità che poi, come abbiamo provato con quel node mon, che ci serve sostanzialmente in tutti i progetti e non è neanche una funzionalità relativa al progetto, nel senso che è una cosa esterna, è più una nostra cosa di utile per lo sviluppo, e quindi non vogliamo metterci lì a reinstallarlo tutte le volte in ogni singolo progetto. Quindi tendenzialmente tutto locale, che è anche il default di quando fate l'installazione. Il globale è proprio solo per quelle cosine che pensiamo ci servono in tutti i progetti. E tra l'altro poi il problema di installarlo globale è che se lo fate con un modulo che usate per sviluppare, programmare e così via, e che poi finisce che tutti i vostri progetti usano quel modulo globale, quindi quella versione e così via. Se ne avete bisogno di due versioni diverse per due progetti, rimanete un po' avete dei problemi, no? Perché tutti finiscono per usare la stessa versione che è quella globale. E magari c'è qualcosa incompatibile tra le versioni e poi funziona o un progetto o l'altro. Quindi sempre locale. Tranne appunto proprio rarissimi casi,
E abbiamo visto questo del NodeMon, che però avremmo potuto installare anche localmente. Se voi togliete meno G, lo installate localmente e fine. Quindi si può fare tutto locale. La questione è, nel momento in cui è globale, lo installate una volta e non avete 10 copie se avete 10 progetti, no? Però per i moduli di sviluppo io li installerei localmente per evitare problemi di conflitti, di versioni e così via. Questi moduli cambiano tutti i momenti, cioè nuove versioni vengono rilasciate tutti i momenti e quindi diciamo così siamo sicuri che ogni progetto ha la versione corretta e funzionante del suo modulo. Quindi qui in realtà appunto abbiamo il DB J. No, tasks DB e quindi questo dovremmo essere in grado di eseguirlo. Ecco, tra l'altro, il vostro collega che ha il problema di questo codice mi scrive ancora un pezzo. Di counter DAO dentro catch console log fuori e mi dice che fuori è undefined e dentro id uguale 4. Ok. Però dunque, parte fuori undefined e la stampa della console viene fatta in quell'ordine. Sì. Sì, questo sì, questo sì, questo bisogna fare attenzione. Quindi, questo sì perché nel momento in cui diciamo noi chiamiamo una funzione che ci ritorna la promise, questa funzione ritorna la promise, no? E quindi questa funzione lei ha risolto il suo problema, no? Ha una risposta. E la promise viene data al then. Eh? Il then blocca quel pezzettino di cioè se il then chiamerà poi questa funzione dentro il then quando la promise è risolta. Ed è risolta, vabbè, visto che un then con un successo, no? E la chiama mettendola in coda all'event loop. Però il codice prosegue e quindi la console log va avanti. Quindi la console log questa viene eseguita prima che venga eseguita la query, questo è sicuro, no? Perché la query viene eseguita nella funzione e si attende la callback, eccetera, per fare il reject o resolve della promise. Questo sì. Quindi questo è normale. Come faccio a forzare che venga eseguita solo dopo la then? E se il codice è fuori non può, nel senso che questo non si può. È proprio il meccanismo dell'asincrono di JavaScript, no? Come faccio a forzarlo? E la chiamo da una funzione che viene chiamata dentro la then. Non è che ha una maniera alternativa, no? Sta pensando in maniera procedurale. E non in maniera asincrona con l'event loop. Non ho un modo cioè, se mi piace, posso mettere una then in cascata e mettere il secondo console, then, console log dentro una seconda then. Però, cioè, è come farlo dentro il then, no?
Quindi se vengo, voglio che venga eseguita subito, tolgo la promise. Sì, che però è una maniera di programmare che non è più, diciamo, stile JavaScript, no? Tolgo la promise, ma il mio codice... se tolgo la promise, però... dunque, come faccio? Devo però ho sempre la callback, no? Cioè devo passare indietro il valore di ritorno, no? Quindi cosa faccio? Ritornare la function nel momento in cui ho eseguito, dopo aver eseguito dpget, finché la callback di SQLite non viene eseguita, cioè questo errors, non posso fare, cioè non ce l'ho il risultato, no? E quindi togliere la den, rimane, cioè se non le piace la den, può fare await DAO get last TD, però e quindi farlo ritornare. Quindi potremmo provare wait DAO get last TD, però alla fine ha sempre qualcosa da far ritornare, no? Const T, e allora a questo punto può fare ID counter uguale e può fare tutto quello che vuole. Però sostanzialmente è come se avesse scritto tutto quello che viene dopo la await dentro il then, no? Con l'altra sintassi. E quindi è chiaro che funziona. Ha aspettato che la promise venga risolta. Anziché usare il then, diciamo usiamo la await, che di fatto è mettere tutto dentro il then. Ok, spero che sia rimasto chiaro. Ok, bene. Mi raccomando, queste sono cose appunto importanti da capire, cioè non è un nostro pallino dire usiamo la programmazione asincrona perché è bello in JavaScript. E JavaScript funziona proprio così, e dentro il browser è ancora peggio, nel senso, cioè peggio, nel senso è ancora più così. Perché? Perché il browser per definizione funziona con l'event loop, no? Perché aspetta input dall'utente. E noi non vogliamo eseguire troppo codice, un'istruzione dopo l'altra, perché sennò blocchiamo l'interfaccia utente, e quindi dobbiamo essere in grado di gestire bene questo meccanismo dell'asincrono. E questo meccanismo dell'asincrono vuol dire che ogni tanto facciamo un po' fatica a seguire il flusso di esecuzione. Perché le funzioni vengono eseguite in momenti successivi a dove stiamo pensando l'esecuzione, dove scriviamo la funzione nel codice, come appunto in questo caso. Ok? Mi raccomando, fate pratica, ci va un po' di tempo per imparare questa cosa, però è importante, è assolutamente importante. E siamo qui per aiutarvi se avete dei dubbi, domande e così via. Come dicevamo, anche per la prossima settimana c'è Slack, o se proprio siete disperati c'è anche l'email. Slack tendenzialmente lo preferirei rispetto all'email, perché così tutti, se vogliono, possono dare un'occhiata, no? È un po' come aver fatto una lezione a tutti, visto che tra l'altro siamo in più di 100 su Slack, quindi c'è più di mezzo corso, se non quasi tutto. L'email invece è una risposta singola. Sì, vabbè, se poi è una cosa che interessa a tutti, la posto io su Slack, come se fosse come la questione del set timeout, però insomma, usatelo pure, l'abbiamo messo su. E va bene. Ok, direi che vista l'ora possiamo chiudere qua. Vi ringrazio, anche se siete pochi, pochi ma buoni, come si dice. Avete fatto un po' di domande, abbiamo spero chiarito un po' di dubbi a tanti, magari anche quelli che semplicemente guardano la registrazione. Ok,
Ok, quindi ci sentiamo domani nel laboratorio. La prima ora e mezza c'è Luigi De Russis per la prima squadra e poi ci sono io per la seconda squadra. Ok, grazie e a domani. Grazie.